310 partite con la maglia della Roma, 69 gol, 3 Coppe Italia, la fascia di capitano nell'indimenticabile e vittoriosa corsa allo scudetto del 1983. Agostino Di Bartolomei non è solo un capitano, ma un'icona, la proiezione degli stati d'animo in campo e fuori del tifo romanista. I numeri non possono raccontarne l'eleganza dei gesti, la forza dello sguardo, l'eloquenza dei silenzi, la potenza del tiro. I numeri non possono descriverne il legame profondo con una città, la sua squadra, i suoi colori. Ma i numeri non servono quando il ricordo di un uomo vive nei cuori di generazioni di tifosi. Penso che sia il cuore di questa grande città, antica come antico il mondo. Ago è un esempio di lealtà, correttezza e rispetto, valori che, una volta terminata la sua straordinaria carriera da calciatore, ha voluto insegnare ai ragazzi che si avvicinavano al mondo del calcio. Per ricordare Agostino Di Bartolomei, giocatore, tifoso e insegnante di calcio, la S Roma, dopo il primo atto di questo percorso iniziato nel 2014, a partire da quest'anno ospiterà a Trigoria un torneo per vivere un momento di calcio giovanile, come Agostino credeva andasse vissuto, con gioia, impegno e rispetto per l'avversario. AS Roma, Rieti, Bettini e Lodigiani. Saranno 4 le squadre a contendersi il torneo inaugurale che si svolgerà annualmente intorno al 30 maggio sul campo dedicato al capitano giallorosso, lì dove ogni domenica scende in campo la primavera, con cui Ago vinse 2 Coppe Italia e 2 scudetti. Prima che tutto sia pronto, manca una cosa, il logo del torneo. Dovrà ispirarsi a questa foto, l'abbraccio di Ago con Ancelotti in Roma Avellino, e a disegnarlo sarete voi. Chiunque può partecipare, inviando una o più proposte, anche soltanto in formato JPEG, all'indirizzo romailogo@asroma.it. Perché nessuno può raccontare Ago meglio di chi lo ha amato, profondamente. Esistono i tifosi di calcio, poi esistono tifosi della Roma.